Ciao ascoltatori e ascoltatrici, io sono Claudia del progetto Trecce Fatate e quella che state per ascoltare è la quarta puntata del podcast Teoria del Capello. In questa puntata andiamo a scoprire come sono strutturati i follicoli, che sono i laboratori in cui viene prodotto il nostro capello e tutte le specifiche del loro funzionamento. Capitolo 1. Lo sviluppo dei follicoli. Il corredo follicolare di ciascuno di noi è geneticamente preordinato e nessun nuovo follicolo potrà formarsi nel corso della nostra vita. Per questa ragione è estremamente importante prenderci cura non solo della chioma visibile, ma anche e soprattutto della cute, che è la culla in cui i nostri capelli si sviluppano. I follicoli si sviluppano nel feto già dal secondo mese di gravidanza e nel pancione della mamma il piccolo ha i primi capelli già visibili entro il secondo trimestre di gestazione. Questi piccoli laboratori sono situati in profondità nel derma cutaneo e la loro base poggia sull'ipoderma, lo strato più profondo della pelle. Nel pensiero comune siamo abituati ad associare un follicolo a un singolo capello, ma non è così. In una chioma sana, anzi, ogni follicolo può produrre dai 2 ai 4 capelli contemporaneamente, in taluni casi addirittura 5 o 6. La scienza ha dimostrato che i follicoli che producono più capelli sono più frequenti di quelli che ne producono uno solo. Ovviamente, quando condizioni di stress, cattiva alimentazione, malattia o irritazioni alla cute portano l'organismo a stare male, anche i follicoli non lavorano bene e quelli che producono più capelli possono ridurre la loro attività, producendone uno solo o addirittura non producendone nessuno, causando un diradamento della chioma. Capitolo 2. Quanti follicoli abbiamo? La prima domanda a cui andiamo a rispondere in questo episodio è: quanti follicoli ha una persona? In un soggetto adulto possiamo trovare dai 20 ai 350 bulbi per centimetro quadrato. Sul numero di follicoli presenti nella nostra cute influiscono una serie di fattori. Innanzitutto, strano ma vero, il colore dei capelli. Le persone bionde, infatti, sono quelle con una maggiore densità follicolare, all'incirca 160.000 follicoli. Le chiome brune sono formate da circa 110.000 follicoli. Chi è castano ne ha orientativamente 90.000, mentre le persone con i capelli rossi presentano la minore densità follicolare, tra i 60.000 e gli 80.000. Questo è dovuto allo spessore della cute. Più spessa è la cute, minore è il numero di bulbi presenti in essa. Il secondo fattore che influenza la densità follicolare è il genere. Le donne presentano circa il 10% dei capelli in più rispetto agli uomini, perché la loro cute è più sottile rispetto a quella maschile. Bisogna anche tenere conto del diverso influsso ormonale, che causa negli uomini una perdita fisiologica quotidiana di un numero maggiore di capelli rispetto alle donne. Una terza componente è l'età. I capelli, durante la nostra vita, tenderanno ad ispessirsi e questo ridurrà nel tempo il numero di follicoli attivi. Alla nascita, in genere, possediamo 600 follicoli per centimetro quadrato, che si ridurranno a poco più della metà entro i 12 anni. L'adolescenza è la fase della vita in cui abbiamo la chioma più folta, anche se i follicoli si sono ridotti di numero. Infatti, il capello negli anni si è ispessito e con l'attivazione ormonale i follicoli sono nella fase di massima attività. Successivamente avremo un calo ulteriore. Entro i 30 anni perdiamo ancora il 15% dei follicoli che ci sono rimasti, riducendo il numero orientativamente a 270 per centimetro quadrato. Capitolo 3. Le parti del follicolo. Scendiamo nel dettaglio e andiamo a scoprire da quali parti è composto il follicolo. Partendo dalla superficie cutanea, troviamo l'ostio follicolare, che è la parte terminale, quel buchino che collega il follicolo alla superficie esterna della pelle ed è il foro attraverso cui spunta il capello. Poi abbiamo, appena sotto, l'infundibolo, che è un piccolo spazio libero tra la parete follicolare e il pelo. Normalmente si presenta pieno di aria, sebo e detriti cellulari. Più sotto abbiamo il colletto. Si trova in profondità nell'infundibolo, all'altezza dello sbocco della ghiandola sebacea. La ghiandola sebacea è una ghiandola che produce il sebo, una sostanza oleosa che funge da protezione naturale per pelle e capelli. Al di sotto del colletto troviamo l'istmo.
Si trova nella zona intermedia del follicolo, appunto tra il colletto e l'attacco inferiore del muscolo erettore del pelo. Il muscolo erettore del pelo è un muscolo che ha la funzione di rizzare il pelo, è quello che lavora quando ad esempio per il freddo ci viene la pelle d'oca oppure per la paura ci si rizzano i peli sulle braccia. Funziona allo stesso modo anche in cute. Ancora più sotto abbiamo il bulbo, che è la parte basale del follicolo, ha una forma leggermente ingrossata rispetto alle parti superiori, un po' come la pancia di un'anfora. Sotto a tutto c'è la papilla, è la parte più profonda posizionata alla base del follicolo e ha la forma di un cuneo rivolto verso l'alto. È delimitata dalle cellule della matrice e costituita da una struttura di vasi sanguigni, linfatici e nervi. La papilla ha il compito di provvedere al nutrimento delle cellule della matrice del pelo, così da garantire la formazione del capello. La matrice è un anello di cellule non differenziate, che appunto circonda la base della papilla e, riproducendosi per mitosi, genera di fatto il fusto capillare. Capitolo 4. Struttura del follicolo. A livello strutturale, partendo dall'esterno verso l'interno, nel follicolo troviamo la guaina connettivale, che è la parte più esterna, ricca di terminazioni nervose, formata da fibre di collagene con numerose cellule chiamate fibroblasti. Più internamente abbiamo la membrana vitrea, rappresenta la diretta continuazione della membrana basale cutanea. Ancora più internamente abbiamo la guaina epiteliale, che si divide in esterna ed interna. La guaina epiteliale esterna è la continuazione degli strati più profondi dell'epidermide, in linea con la membrana vitrea. La guaina epiteliale possiede nella parte superiore una specie di fessura attraverso cui passa il dotto escretore della ghiandola sebacea. Questo canale permette il passaggio del sebo fino alla superficie della cute. Più in basso, questa guaina si ispessisce e si forma una zona protuberante sulla quale si trova il punto inferiore di ancoraggio del muscolo erettore del pelo. La guaina epiteliale interna è formata da tre strati di cellule ricche di cheratina, le cui funzioni sono formare un involucro ben saldo in cui il pelo possa essere modellato e orientato correttamente e permettere la corretta formazione della cuticola. Capitolo 5. Come funziona il follicolo? Il capello viene prodotto dalla matrice, che come abbiamo detto è un anello costituito da cellule indifferenziate, le quali si riproducono dividendosi per mitosi. Staccandosi dalla matrice, queste nuove cellule tenderanno a differenziarsi, andando a costituire le diverse parti del capello, oppure gli strati della guaina epiteliale. La differenziazione avviene nell'area del follicolo denominata bulbo, per cui ogni cellula assume le caratteristiche specifiche per diventare parte del midollo, della corteccia o della cuticola. All'altezza dell'istmo avviene il processo di cheratinizzazione che rende le cellule del capello materia inerte. Il follicolo non è perennemente in attività. Va incontro infatti a delle fasi di riposo e delle fasi di lavoro, generando quelle che sono conosciute come le fasi di crescita del capello. Fase anagen, che è la fase di crescita, fase catagen, che è la fase di involuzione del follicolo, fase telogen, che è la fase di quiescenza. Ma di queste fasi parleremo nello specifico nel prossimo episodio. Grazie per avermi ascoltata fino a qui, spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Se volete ampliare le vostre conoscenze sull'argomento, in descrizione trovate le fonti che ho consultato per preparare il contenuto e l'articolo di approfondimento presente sul sito. La prossima volta vedremo insieme come crescono i capelli. Noi ci ritroviamo presto, alla prossima puntata. Io nel frattempo vi auguro una buona giornata.